Dal 5 all'8 dicembre, la Federazione Croata per la Medicina Naturale, Energetica e Spirituale, HUPED, ha organizzato il suo 13° Congresso Internazionale a Zagabria. Su invito del presidente Vedran Korunic, ha partecipato anche il circolo degli amici di Bruno Gröning. L'interesse mediatico è stato grande. Era presente anche RTL. Il 7 dicembre Dieter Häusler, responsabile del circolo degli amici di Bruno Gröning, era ospite del congresso. Davanti a circa 1100 partecipanti ha tenuto una conferenza sul tema «Aiuto e guarigione tramite l'insegnamento di Bruno Gröning confermato dalla medicina». Anche 5 medici del gruppo medico-scientifico del circolo degli amici e 5 pazienti hanno raccontato delle guarigioni. La loro conclusione? Non esiste l'inguaribile. Il dottor Vjekoslav Jelec, responsabile dell'Istituto per la Sanità di Zagabria, ha ringraziato nel suo discorso Dieter Häusler per il suo impegno a favore del circolo degli amici in Croazia. Jelec spera che la buona collaborazione a favore della salute nel suo paese continui e ha augurato tanto successo al circolo degli amici. Anche i media presenti al congresso hanno mostrato interesse per il circolo degli amici di Bruno Gröning. RTL Croazia ha riferito del congresso già durante il telegiornale della sera. Mjesto više tražilo se na zagrebačkom predavanju o iscjeljenju duhovnim putem po učenju Brine Gröninga, čovjeka koji je postao poznat 50-ih zbog masovnih iscjeljenja koje su se događala u njegovu prisustvu diljem Njemačke. Udruga utemeljena na njegovim učenjima danas djeluje u 130 zemalja svijeta, a neki od njih o svojem iscjeljenju pričali su danas. S njima je bila Zorana Čičak-Kulić. Nakon 4 infarkta Emir Fejzagić kaže samo je želio ponovno normalno živjeti. 2015. godine sam uveden u učenje Brune Gröninga da bi u jesen imao simptome infarkta i primljen u bolnicu. U bolnici konstatovali da nema ni traga od infarkta. Izašao sam iz bolnice nakon dana, nisam koristio nikakve lijekove i osjećao se dobro. Samo je jedan od onih koji je svoje iskustvo iscjeljenja podijelio pred punom dvoranom. Poželimo stvari koje želimo sebi, a možemo da želimo i drugima. I osnova svega je vjera. Ja ću vam svjedočiti svoje iscjeljenje od križobolja. Bruno Gröning, njemački iscjelitelj iz sredine prošlog stoljeća. Njegovo učenje danas okuplja ljude u 130 zemalja svijeta. Bruno Gröning nannte diese Energie auch Heilstrom und auf diese Art und Weise, wenn man diese Kraft in sich aufnimmt, ist es möglich auch von unheilbaren Krankheiten gesund zu werden. U udruzi kažu sva iscjeljenja provjeravaju i arhiviraju liječnici. Po mom iskustvu ovo znanje koje sam ga tu, koje ga učim i dalje, koje ga čujem u stvari, je jedna dragocjena nadopuna mom znanju školske medicine. Znači samo još mi olakšava. U Hrvatskoj udruga prijatelja Brune Gröninga broji oko 2000 članova. Mi smo došli iz Istre posebno autobusom i već imamo svoju zajednicu u Istri, tako da redovito odlazimo i primamo. Upravo ovo čemu ovdje bilo rečeno. U Zagreb su stigli iz svih dijelova Hrvatske, ali i regije, a svima njima zajednička je želja za iscjeljenjem.